Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, siamo qui con questo nuovo makeup tutorial che è uno dei più intensi che ho realizzato, se ci penso, ma mi piace tantissimo. È intensissimo sia su occhi che su labbra. I colori principali sono il bordeaux, il viola e l'oro, che è intensissimo sulle palpebre mobili, sulla palpebra mobile. Ho legato i capelli, è un look comunque intenso, ma non è pesantissimo perché comunque anche se ho fatto un occhio abbastanza importante, comunque l'ho sfumato molto e l'ho reso abbastanza tra virgolette accessibile. È un trucco da sera ovviamente e ho scelto di realizzarlo proprio perché stasera ci sarà una festa abbastanza importante e quindi voglio essere elegante e bella, soprattutto avevo i capelli legati, quindi ho deciso di usare molto sia su occhi e poi ho voluto usare anche sulle labbra e mi piace molto il risultato. Io spero che possa piacervi e vi lascio al tutorial. Allora ragazze, dopo aver applicato il primer e dopo averlo incipriato perché era una base buona su cui lavorare, ho sistemato le sopracciglia e le ho pettinate verso l'alto. Cominciamo subito con il primo step. Allora vado a prendere un pennello a lingua di gatto che utilizzerò, come non è mio solito, sulla palpebra fissa questa volta. Io di solito, come sapete, siccome il pennello piatto prende bene il prodotto e poi vado molto bene a pressarlo sulla palpebra, lo utilizzo appunto sempre, quasi sempre sulla palpebra mobile. Questa volta però, siccome ho deciso che il trucco della palpebra fissa deve essere abbastanza, non deve essere sfumato, cioè deve essere sfumato come sempre, perché comunque non voglio un trucco con delle linee molto nette, però ho bisogno di un pennello del genere perché vorrò andare a colorare soltanto la palpebra fissa, astenendomi da quella mobile, perché di solito quando invece utilizziamo ad esempio un pennello del genere vado comunque nella sfumatura a prendere entrambe le palpebre, quindi la piega e un po' tutte e due. Invece voglio partire dalla piega verso l'alto. Questo è un tipo di sfumatura che fa spesso e volentieri mia sorella, che è molto più d'effetto rispetto invece alle sfumature, quelle là, come vi dicevo, col pennello magari da appunto morbido, che è un po' più omogeneo. Invece questo tipo di sfumatura del genere crea un bel distacco tra la palpebra fissa e la palpebra mobile e cambia quasi radicalmente il trucco, anche se magari utilizziamo gli stessi prodotti. Vado subito e vado ad utilizzare questo colore. Vi scriverò qui sotto come si chiama perché non me lo ricordo. L'ho messo in questa palette perché l'ho preso in refill ed è un colore di NYX. Mi era piaciuto tantissimo e io, vi devo dire la verità, non li ho mai guardati gli ombretti di NYX, però questo mi era piaciuto tanto. Ho visto che si poteva prendere anche appunto il refill e l'ho acquistato. Ad ogni modo vado a prenderlo con il pennello e posiziono appunto il pennello proprio senza andare sulla palpebra mobile, ma iniziando a delineare la linea della piega dell'occhio e poi comincio a sfumare verso l'alto. Quindi la mia linea guida sarà la piega dell'occhio, in questo modo, e comincio pian piano, aggiungendo prodotto, a sfumare verso l'alto. E poi l'oro con questa specie di borgogna, violaceo, questo colore qui tipo vino, mi piace un sacco, è una combo che mi piace tantissimo. Allora, adesso cosa vado a fare? Sempre dalla stessa palettina, che è la palette di Puro Bio, vado a prendere questo colore qui, anche di questo colore non so il nome, perché al contrario tipo di quelli di Nabla non c'è scritto sul retro, quindi poi ve lo scriverò. Comunque questo doratino lo vado a prendere con un pennello piatto sempre, sempre a lingua di gatto, questo però è dalle setole sintetiche, e vado praticamente ad applicarlo per creare una base, diciamo, l'ombretto che applicherò dopo al pigmento, perché questi ombretti di Puro Bio, non so se l'avete mai provati, però hanno una texture quasi cremosa, quindi per non mettere comunque qualcosa proprio di cremoso applicherò questo come base. Anche comunque questo genere di trucco mi piacerebbe, se non avessi fatto una cosa molto più, se l'avessi voluto fare più leggero magari avrei optato solo per questo, senza il pigmento. Quindi vado ad applicarlo.
Dopo cosa vado a fare? Sempre con lo stesso pennello, leggermente bagnato con un po' d'acqua, vado a prendere invece il mio pigmento. Quello che utilizzo oggi è un pigmento di Make Up Forever, che è questo dorato molto intenso, molto metallico, e il numero, se non sbaglio, è lo 03, la numerazione. Quindi vado a prendere il prodotto col pennello pressandolo e poi altrettanto vado a pressarlo, guardate subito come si vede, sulla palpebra, tutta la palpebra mobile. Con un pennellino piatto adesso, del genere invece piccolino, vado a prendere sempre il colore questo qui della NYX e lo vado ad applicare invece sulla rima ciliare inferiore, ricongiungendomi, diciamo, e creando questa specie di V esterna che incornicia la palpebra mobile. E poi andrò a sfumare per bene. Adesso ragazze vado ad applicare l'eyeliner e poi la matita all'interno della rima ciliare inferiore e mascara sopra e sotto. Non lo riprenderò perché praticamente la telecamera si sta per spegnere, quindi spero di riuscire a registrare tutto prima che non lo riesca poi a fare, perché poi resto così per un'ora fin quando non si carica la batteria. Infatti dobbiamo comprare una batteria nuova assolutamente, perché questa cosa è un danno, e quindi vado a fare questo. E ragazze, conclusi gli occhi, ho applicato la base e realizzato un po' di contouring e di blushing off camera, ovviamente, perché come vi ho detto la mia camera mi sta per abbandonare. Allora, adesso cosa vado a fare? Voglio mettere l'illuminante insieme a voi perché voglio mettere un po' di illuminante all'angolo interno dell'occhio e vado sempre con il mio pennellino piccolino della Nail Techniques, quello del set dorato, e prendo lo stesso colore che ho messo come base, che è un oro più biancastro, diciamo, un po' più champagne, quindi molto più delicato del pigmento, e vado appunto all'angolo interno per illuminarlo. E vado a mettere anche l'illuminante sulle guance insieme a voi e applicherò Etoile di neve. Non so se riuscite a vederlo. Lo applico con questo pennello fantastico della Zoeva, è il 134 Luxe Powder Fusion. Vado a prelevarlo e poi lo applico. Questo illuminante è bellissimo, è molto, dà quell'aura fatata perché vira nel bianco, è molto bello. Allora ragazze, come rossetto ho deciso di non risparmiarmi neanche qui e quindi andrò ad applicare un rossetto della Wet n Wild che si chiama Sugar Plum Fairy ed è un bellissimo, una bellissima punta sempre di questi colori. Vinaccia, violacei, così vado a contornare quindi le labbra con la matita di MAC che si chiama Current. E dopo aver applicato il rossetto, che come vedete è molto acceso, lo vado un po' a spegnere nei bordi, sempre applicando la matita con cui ho contornato le labbra, quindi creando una sorta di sfumato. Quindi ragazze, questo è il look finito. Io spero vi piaccia, mi piace tantissimo, è veramente tanto intenso, però per qualche bella occasione importante, una serata, è bellissimo. Vi consiglio appunto di legare i capelli perché così non andate ad appesantire il viso, perché appunto abbiamo sia gli occhi che le labbra abbastanza intense e pesanti. Io spero veramente che vi sia piaciuto questo video, mi è piaciuto tanto il look che ne è uscito e vi mando un bacio, se vi è piaciuto lasciatemi un like.